La Sala Landi. L'impresa araldica affrescata nella Sala Landi può considerarsi la sala del trono del Principato di Val di Taro e Ceno. Essa è stata realizzata tra il 1612 e il 1617, probabilmente opera del pittore e vedutista cremonese Carlo Natale. La stanza quadra e la volta padiglione sono una rappresentazione allegorica dello spazio d'incontro tra Dio e l'uomo, tra il paradiso e il Sacro Romano Impero in cui godono i Landi principi feudali, per mezzo della grazia attraverso lo Spirito Santo, all'interno dei possedimenti illuminati loro sottoposti dall'imperatore. Punto di contatto tra il cielo e la terra sono le quattro aquile imperiali intestate ad angolo, subordinate al quadro d'oro, che lascia passare la luce di Dio, evidenziando sul cristallo ideale in esso racchiuso lo stemma di Federico Landi. All'interno di uno scudo accartocciato, l'arme dal campo d'oro, composta da un'aquila imperiale bicipite, diademata e coronata in capo al volo abbassato, sostenente l'imperatore che delega il potere al principe. Il ruolo della grazia goduto da Federico Landi di Valli Taro e Ceno è quella di principe feudale, sottoposto all'imperatore, come mostra l'arme dinastica. La luce di Dio non diretta è riflessa dall'aquila, simbolo del Sacro Romano Impero d'Asburgo, Austria, che ne sorregge la vita, la protegge e la governa. L'arme indossa un doppio collare, un ulteriore riflesso di grazia aggiunte, incorniciate dai cartigli colorati, disposti secondo l'ordine celeste. Quello interno è formato dagli stemmi con i simboli delle alleanze dinastiche e dei possedimenti sbiaditi. Quello esterno appartenente all'ordine dei cavalieri del Toson d'Oro, posseduto da Federico Landi ed ottenuto da Filippo III di Spagna nel 1612. Stemma principale nello schema emblematico è quello dell'impresa, rappresentante il carattere ideologico di Federico Landi, uno scoglio tormentato da venti e da flutti marini, a seguire quello dell'alleanza con i Cordova e Aragona, con i Gallarati e con i possedimenti del Marchesato di Bardi, Albero di Alloro, della Contea di Compiano, rami in decus di palme di olivo, in punta quelli di Borgo Val di Taro col castello. L'ultimo stemma, quello di Borgo Val di Taro, è sostanzialmente il più importante. Nell'iconologia avrebbe dovuto occupare il posto dello stemma di Bardi, poiché ha portato il titolo principesco al casato, ma perduto il possesso, risulta quello che pesa di più, perciò posto in punta, attaccato tra lo stemma dinastico e il collare del Toson d'Oro nella nostalgia del principe Federico Landi. La selva di foglie colorate e di vedute ritrae i territori di Val di Taro e Val di Ceno, protetti e sottomessi alle aquile, simbolo del potere imperiale. I 44 cartigli, 11 per lato, sono disposti secondo un ordine angelico, in una ripartizione e nell'elaborazione di un'estensione finita in un tempo infinito, a immagine della distribuzione delle anime nel paradiso in cui gli abitanti godono la felicità eterna. A distinguere le località dove è ancora possibile, oltre a ritrovare il nome tra le volute dei cartigli, si identificano le due giurisdizioni in cui il Principato è suddiviso. I cartigli raffiguranti le terre della Valceno, aventi quale capo amministrativo il Marchesato di Bardi, sono riconoscibili da una B con il trattino ondato, segno di troncamento del nome di Bardi. Gli altri raffiguranti le terre della Val di Taro, con capo amministrativo la Contea,
sono riconoscibili da una C con il trattino ondato, segno di troncamento del nome di Compiano.